delle domande. Chi sbaglia cade nella botola. Chi non risponde cade nella botola. Chi rimane per ultimo senza cadere nella botola vince. Siccome siete delle coppie, basta che uno dei due rimanga per ultimo per vincere e per andare al gioco dei giochi, dove si potrà vincere 15.000 euro. Ok? Partiamo da sinistra. Jody, tocca a te. Vai. Il dito tra l'indice e l'anulare. Avete 5 secondi, eh? Medio. Corretto. René, quanti sono i colori della bandiera italiana? 3. Corretto. Enzo, da quale lingua deriva la parola karaoke? Karaoke? Cinese. No. No, già! No! Giapponese! Ma è uguale, no! 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 No, era uno scherzo! Non mi fate già cascare, no! Se mi implori abbastanza, però forse no. Non ti faccio cadere! Non mi fare cadere subito! Ti prego. No, ma cinese e giapponese si somigliano alle civiltà più antiche del mondo. Si somigliano molto. No, le civiltà più antiche del mondo non sono cinese, ma giapponese no. Merita da dare ecco, appunto, per questo pensavo fosse cinese. Sono solo cugini, diciamo. Ecco. Ecco, quindi... Ma imploramo. No, io ti imploro di non farmi cadere, almeno non per... non subito, ecco. Ti ascolto. Via! No! Continuiamo? Hamza. Sì. Ci sei ancora tu che puoi arrivare al gioco dei giochi, eh? È cascato subito il tuo. La tua scelta. Quante ruote ha un sidecar? Un sidecar? Sei? Sei? È un bug. Ma no! Ma onestamente. Hamza, no. Il sidecar è. Due ruote della moto e poi è quello dove stai seduto. Il carrozzino. E il carrozzino vicino e quindi sono tre le ruote. Mamma. Ma sei ruote è un camper, non è un fusato. Ma Hamza, era semplicissimo. Lo so. Mi dispiace. Lo so. Manca il sidecar. Sayonara.